La strage di Ciaculli, cosiddetta strage dimenticata, perché è una strage di cui si parla poco o quasi nulla. Si fa riferimento a questa strage soltanto il giorno dell'anniversario, e cadrà esattamente il 30 giugno, quindi siamo a ridosso, e noi la commemoreremo per poter tramandare questa memoria anche alle nuove generazioni che mai ne ha saputo insomma, che fosse accaduta questa strage, perché non ha una motivazione, una connotazione prettamente politica, è una strage soltanto e esclusivamente di mafia e di, mafia e di, poter, e di potere che si estese sulla città di Palermo. Perché questa strage così cruenta è da ricordare? Anzitutto perché fece a pezzi sette umili servitori dello Stato. Colpì trasversalmente le istituzioni operative dello Stato, che erano polizia, carabinieri e addirittura anche esercito, perché a morire furono sette tutori quattro tutori dell'ordine dei carabinieri, un maresciallo della polizia di Stato e due militari dell'esercito. Quindi un qualche cosa che colpì al cuore effettivamente le articolazioni appunto di questo Stato, e poi perché fu il primo attentato dinamitardo al Titolo, cioè questa famosa Giulietta che esplose, ma non soltanto questa. Perché questa tragedia si va ad ascrivere a una guerra di mafia, è la prima guerra di mafia che scoppiò appunto nel 62-63, nei momenti in cui si fronteggiavano due cosche avverse per il traffico di stupefacenti e quindi per aumentare il business, ed erano i Greco di Ciaculli, con tutti i loro alleati, quindi i Corleonesi, Stefano Bondati, Badalamenti e tutto il gota della mafia d'allora, e i fratelli La Barbera, che erano dei parvenù, venditori di carbone, che sono fatti spazio, erano già, addirittura erano arrivati a 250 armati, addirittura a colpi di mitra e di lupara, perché volevano prevalere e primeggiare per quanto riguarda insomma, cioè l'affarismo criminale a Palermo. Quindi strage dimenticata che non andrebbe mai appunto dimenticata, perché insomma, come si vuol dire, insomma, c'è l'inizio di questa lunga storia che ci porterà poi fino agli anni 90 per quanto riguarda le ultime stragi di D'Amelio, Via D'Amelio e Capaci.